In questi giorni ci sono 33 milioni di italiani che hanno il cosiddetto regalino di fine anno, che tale non è perché è meritato. Si chiama la tredicesima. Di questi una parte sono pensionati, altri sono lavoratori dipendenti. Sapete, secondo gli artigiani di Mestre, quanto incasseranno in queste settimane gli italiani per le tredicesime? 30 miliardi di euro, nel momento in cui gli italiani vogliono consumare di più, quindi alimentare l'economia. Ma un dato sul quale ci si sofferma davvero poco è che se gli italiani ricevono 30 miliardi, lo Stato, cioè il tesoro, le finanze, le casse dello Stato, beccano 10 miliardi di euro soltanto in questo mese. È il taglieggiamento, perché a noi le tasse non piacciono, anche se un ministro diceva che le tasse sono la cosa più bella del mondo, beh, è un taglieggiamento di un euro per lo Stato ogni tre del nostro stipendio, sempre che si sia dipendenti privati o dipendenti pubblici o pensionati. Il mondo del lavoro autonomo col cavolo che c'ha le tredicesime. Insomma, si ragiona sempre su quanto incassano i privati, dicendo arrivano molti soldi, e si ragiona poco sul fatto che quei 10 miliardi non nascono sugli alberi, ma sono frutto del lavoro degli italiani. Quindi la vera festa, sì, è per gli italiani che si meritano i loro 30 miliardi, ma soprattutto per lo Stato che incassa 10 miliardi e poi in nome nostro fa spesa pubblica secondo i suoi voleri, desideri e sprechi.